Salve a tutti, oggi diamo un'occhiata a Guacamelee Gold Edition, quindi la versione più completa di livelli aggiuntivi di quella uscita su PlayStation 3 e PlayStation Vita ad aprile. Il titolo, come detto, è recentemente uscito su Steam, è venduto a circa 14€, è sviluppato da Drinkbox Studios e offre una particolare commistione tra action in stile Metroidvania, un mondo aperto dove si può esplorare e passare diverse vie secondarie e trovare tesori e quant'altro, con una gameplay con meccaniche puzzle platform molto basilari ma allo stesso tempo impegnative. Andiamo a vedere dunque di cosa tratta Guacamelee. Cominciamo qui dalla nostra campagna. Offre, come detto, una campagna e anche una modalità cooperativa in locale, solo in locale per due giocatori. Questo è il nostro personaggio principale, che appunto è un lottatore, un luchador, un wrestler messicano, che ha a disposizione diverse mosse e anche abilità di movimento, salto. La cosa particolare di Guacamelee è che nel combattimento, sia nel combattimento che nella risoluzione di puzzle platform, bisogna utilizzare le solite mosse, insomma, sempre le stesse combo che vengono proposte al giocatore lungo il corso della campagna, ma che possono essere anche acquistate attraverso questi altari che vedete qui. Nel menu abilità ci sono diverse cose, tra cui il potenziamento della salute, della resistenza, ma anche mosse speciali, mosse con combo abbastanza semplici. Come vedete sono al massimo 2-3 bottoni, non ci sono combo particolarmente complesse e quindi rende tutto il gameplay di Guacamelee abbastanza immediato e semplice da imparare. Una cosa da notare subito è che il titolo, nonostante sia per PC, almeno questa versione qui uscita su Steam, è molto consigliato, è fortemente consigliato proprio per lo stile di gioco ma anche per come è stato portato dagli sviluppatori su PC, l'utilizzo di un controller, proprio perché non tanto per le combo, perché sono appunto 2-3 tasti, ma quanto la velocità, la precisione che è richiesta in certe sezioni sia di combattimento che di puzzle platform. Dunque andiamo a vedere un po' cosa se torniamo dei combattimenti o comunque delle sezioni puzzle. Già qui ce n'è una, come vedete, di una piccola enigma puzzle che sfrutta il fatto che nel gioco si può cambiare dimensione, si può passare dal mondo dei vivi al mondo dei morti semplicemente schiacciando un tasto, che ha poi diverse implicazioni sia sui combattimenti che sui puzzle, soprattutto nei puzzle platform, perché vengono resi un po' più complicati e viene richiesto al giocatore di essere più sincronizzato con i tasti. Un'altra cosa interessante di Guacamelee, il personaggio, il nostro luchador, si può anche trasformare in un pollo, non si sa perché, non si sa per cosa, ma si può trasformare in un pollo per sfruttare passaggi leggeri, piccoli passaggi, corridoi e per, insomma, truffolarsi in zone particolarmente difficili da raggiungere, soprattutto per il nostro lottatore Nermoruto. Questa sezione, come vedete, è una sezione platform puzzle abbastanza semplice, si utilizza il doppio salto, si utilizza anche la presa al muro per riuscire a raggiungere le diverse zone. Oltre al fatto di dover utilizzare le mosse, le combo che utilizzate anche nel combattimento, anche in queste sezioni di puzzle platform, è interessante proprio perché imparate ad utilizzarle in modi diversi, in situazioni diverse, e quindi ad avere un'abitudine maggiore che poi vi aiuterà nel momento in cui dovrete affrontare dei combattimenti particolarmente ostici. Ora qui sono caduto in modo misero e becero. Comunque, questa sessione è abbastanza facile, ci sono dei livelli puzzle che ho affrontato precedentemente che sono un disastro nel senso che sono infernali da quanto sono difficili, ma per... In generale l'inizio del gioco non è particolarmente complesso né dal punto di vista puzzle né dal punto di vista del combattimento. La questione si fa sempre più complicata nel momento in cui imparerete nuove cose e quindi dovrete considerare nuovi bottoni, nuove combo, nuove sezioni, vi vengono proposti livelli differenti di difficoltà maggiore e di svariato tipo. Ora qui avevo sbagliato precedentemente lato dove saltare, devo stare qui. Ora spero anche di farvi vedere un po' com'è il combattimento, che è, diciamo, la parte principale e più succosa, a mio avviso, di Guacamelee, proprio perché è realizzato in modo veramente ottimo.
Dunque, il mondo, i livelli sono abbastanza intricati e complessi, come potete vedere qui, almeno questo sembra non è anche troppo difficile. Ce ne sono altri con vie e traverse secondarie che si intersecano, abbastanza complicati e non sarà difficile perdersi, quindi utilizzate la mappa per cercare il vostro obiettivo e vedere un po' dove dovete andare. Ora qui c'è la possibilità anche di andare in su, vediamo cosa trovo in su. Niente, niente, scendo direttamente qui e questo è uno dei personaggi del gioco che caratterizza la trama. La trama consiste nel nostro amico Luciador che dovrà salvare una donzella in pericolo rapita da un demone, non, più che altro un demone, un non morto, uno scheletro che vuole vendicarsi sul mondo dei vivi, insomma una cosa di questo tipo qua. E quindi questi sono alcuni dei personaggi che vi troverete, queste sono le sequenze di trama dove si va avanti con dei fumetti. I personaggi sono realizzati molto bene, come vedete i disegni sono sì squadrati, ma è lo stile di tutto il gioco, sia degli sfondi che dei personaggi. Le animazioni sono più che adeguate e l'umorismo anche è diffuso e più che gradito. Ben fatto soprattutto, è abbastanza leggero. Ora qui andiamo avanti. Questo è un po' alcuni dei nemici che vi troverete ad affrontare nel gioco. Una cosa fondamentale del combattimento, oltre all'utilizzo delle mosse speciali che avete a disposizione e che potete utilizzare se i vostri quadratini gialli in alto a sinistra sotto la barra di salute sono carichi, una cosa fondamentale è lo schivare i colpi nemici, perché in alcuni casi vi troverete ad affrontarne diversi nello stesso momento, in uno spazio limitato, e quindi riuscire a schivare tutti i colpi sarà veramente ostico. Ora qui ho anche la possibilità di fare la presa e lanciare il mio nemico dove mi pare a me. Lanciare i nemici è fondamentale in quanto riuscirete ad utilizzare i corpi dei vostri nemici per rallentare gli altri. E anche per fargli del danno. Come vedete a sinistra ci sono anche le combo che riesco ad concatenare e il punteggio che riesco ad ottenere. Qui ho eliminato il mio nemico e in questa sezione vedete che impariamo una nuova mossa. Lungo il corso della campagna vi verranno proposte nuove mosse da utilizzare che saranno utili sia dal punto di vista del combattimento che nel superare certi livelli puzzle e platform. Quindi questo è tutto, diciamo, la linea, il filo conduttore che va dall'inizio alla fine del gioco, proprio è questa integrazione di diversi generi di gameplay in questo modo qui. Gli sviluppatori di Dinkbox hanno fatto un ottimo lavoro, a mio avviso, proprio perché i combattimenti dopo i primi livelli sono sempre più complessi e allo stesso tempo, allo stesso grado, sono più complessi anche i puzzle e le... Più che altro non tanto capire quello che c'è da fare, perché si capisce subito quello che c'è da fare per risolvere una sezione puzzle, platform, quanto piuttosto la realizzazione, il riuscire a farlo, cioè dire una questione e fare è un altro. Proprio perché serve coordinazione, serve allenamento, serve capire quelle che sono tutte le meccaniche. Ora, io dove devo andare? Vediamo un po', il mio segnalino mi dice qui, nel buio, nel vuoto più totale. Non so dove, come raggiungerlo, diciamo che provo a scendere giù e prendere la porta blu che vedo, le porte blu, non sono più di una che vedo qui sotto, quindi scendo. Come detto, il gioco è sì, offre un umorismo leggero, è gradevole da giocare, è come dire, sia complicato e complesso e adatto a chi vuole una sfida maggiore, ma è anche, come dire, accessibile. È accessibile proprio per il fatto che vi fa imparare gradualmente come fare, come ottenere il massimo dal vostro personaggio. Ora qui ho un'altra sezione puzzle da intricata, da risolvere. Come vedete devo sfruttare il fatto di poter switchare tra la dimensione dei vivi e la dimensione dei morti. Ora qui devo capire un po' come fare. Avete a disposizione anche il doppio salto, ma anche le mosse speciali come il pugno verso l'alto per ottenere un po' di altezza. Vediamo un po', forse riesco... Oh. Forse, non lo so. Vediamo un po'. Ecco, doppio salto. Ahia, no, ho sbagliato. Con il doppio salto... No, lì non ci si può attaccare perché verdognolo. Non so perché. E quindi come faccio? Ah, sì, ecco, vedete? Ho appena imparato la mossa questa qui.
quella di movimento di pugno laterale, e che mi fa anche fare uno spostamento laterale notevole, abbastanza veloce. Quindi forse sarei in grado di saltare qui. Ecco, questo con il pugno verso l'alto, quindi questo è andata e questa è fatta. Ora devo capire un po' come... No. Hop, hop, hop. Ecco qui, mi sono attaccato al muro. Ora vediamo se riesco a saltare su... No. Però potrei diventare pollo. Potrei diventare pollo e sfruttare questo pertugio. Ora vediamo un po'. Devo schiacciare il bottone giusto e saltare. Come vedete, niente, non ci sono riuscito. Da pollo non ho le abilità che ho quando sono umano. Aiuto, ho sbagliato ancora. Qui non c'è nessun aiuto. Devo riuscire, come vedete, a capirlo è semplice, ma realizzarlo è un'altra questione. Ecco qua. Vedete, almeno l'ho capito, sono riuscito a farlo finalmente. Ecco qui, ora superato, e come vedete ci sono diversi cesti di premi, come in denaro, ma anche come questi che sono frammenti di teschio di cuore che vi aumentano la resistenza. Come vedete ho guadagnato un quadratino giallo in alto a sinistra, o possono aumentare anche la vostra salute. Ora qui sono arrivato in questa zona dove c'era un bonus, niente di più, niente di meno. Quindi non si va avanti nella trama qui, però si può perdere, più che altro ci si può... distrarre un attimo dalla trama principale andando in giro a cercare bonus, cose di questo tipo qua, che sono utili al fine del combattimento, ma poi possono anche essere trascurati, insomma, non sono così fondamentali. Ora mi ritrasformo in uomo e faccio il salto laterale per tornare sulla piattaforma qui a sinistra. Ecco fatto. Come vedete bisogna avere abitudine e riuscire ad apprendere nel modo corretto quelle che sono le varie mosse. Ora mi sa che devo scendere ancora. No, c'è una porta qui. Ora uso il doppio salto e vado dall'altra parte. Ecco. Complessivamente posso dire che Guacamelee mi ha soddisfatto sia dal punto di vista dell'ambientazione, dei personaggi e dell'umorismo in generale che lo pervade, sia per il metodo di esplorazione, di combattimento e anche i puzzle platform, i jumping puzzle come si dice di solito, sono complicati, sì, in alcuni casi vi farà bestemmiare non poco il riuscire a raggiungere una determinata livello o a risolvere un puzzle così complesso o intricato, ma in generale quando ci riuscirete sarete soddisfatti del vostro operato, un po' come succede in tutti i titoli che hanno questa connotazione difficile che però si basa sulle abilità del giocatore, quindi non vi sarà chiesto nulla di diverso da quello che riuscirete ad imparare dal gioco. Ora devo abbattere questo bastardone qui perché, no, non faccio in tempo, esplode e fa male a me soprattutto. Ora questi devo rompere i loro scudi con la mossa specifica, proprio il colore lo dice che mossa devo usare. Ora faccio delle prese e sulle prese poi ci sono delle mosse specifiche secondarie più interessanti, come la suplex. Per chi segue il wrestling saprà che mossa è il suplex. Ma ci sono anche altre mosse che potete imparare nel corso del gioco che sono soddisfacenti sia da utilizzare soprattutto in combattimento, ma che poi sono efficaci anche nella sezione puzzle. Quindi il gioco è fluido nel combattimento, è complesso a sufficienza e nelle sezioni puzzle, poi ha anche un aspetto grafico molto gradevole con queste animazioni, questi modelli, questi colori molto sgargianti e vivi. Le musiche anche sono un po' ripetitive, devo dire, perché non sono molto varie, però seguono alla lettera quello che è lo stile messicano del wrestling, quindi dei luchador. Qui posso spendere dei soldi per degli upgrade. Vediamo, qui c'è una nuova combo. Durante la presa nel corpo a corpo scaraventi gli avversari a una distanza considerevole. Ok, perché no? Come vedete qui anche queste animazioni per farvi vedere le nuove mosse sono particolarmente belle e divertenti da vedere. Quindi il mio consiglio è se vi piacciono questo genere, proprio perché non tutti amano i puzzle game, almeno i jumping puzzle, anche se poi condito da un combattimento molto, molto divertente e appagante,
Dunque, se vi intriga il gioco, vi consiglio di provarlo. Come detto, sta a 14 euro su Steam. Probabilmente non ha una longevità molto, molto ampia, proprio perché ha solo la campagna single player, anche se si può andare in giro, come detto prima, a cercare bonus e upgrade di vario tipo, però c'è, come detto, c'è anche la cooperativa in locale, però sempre per la campagna non si fa niente di diverso se non nel giocare insieme. Quindi valutate voi se è un titolo che può interessarvi. Io spero che comunque il video vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche indicazione in più. Iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo tipo, commentate. E noi ci vediamo alla prossima.